su carta, perché io giro con un iPad sempre nella mia vita, in treno, in aereo, in autobus, in giro, e se sento dietro a me, al ristorante, delle discussioni d'amore tra due, immediatamente io posso fare la vignetta in 15 secondi. Sì, le piramidi, le chiamavano mica piramidi, figurati, cioè, la parola è piramide, le chiamavano Merro, ma non so come lo pronunciassero, perché era l'unione tra la terra e il cielo. L'innamorato vive molte più vite di chi non si innamora, perché l'innamorato viaggia. Perché l'innamorato è in movimento, perché l'innamorato è in ricerca. Questo fa l'amore. E che cos'è che cerca? Cerca il bello. Non servono a niente queste robe umide, le lacrime. Gli uomini sono come le foglie. Il vento li porta via d'inverno e altri spuntano a primavera, come mio padre, che me lo ricordo, viene a ricevimento genitori quando ero in quinta elementare, si veste bene, si mette la cravatta, la giacca, e siccome ha visto scritto ricevimento genitori, porta un prosecco, una bottiglia di prosecco. La maestra gli dice: guardi, il prosecco le serve dopo, al limite adesso parliamo di suo figlio. Pittura è fortemente legata al silenzio. John Cage ha dedicato a questo un testo, che visto che siamo in un festival letterario, dove dice che la musica senza il silenzio non avrebbe modo di esistere. A me piace molto appunto studiare il paesaggio, partire dal paesaggio, viverlo, capire le persone che vivono in un determinato paesaggio, che può essere appunto un paesaggio naturale, un paesaggio urbano, domestico, e poi cogliere quelle che sono quelle, le peculiarità e le caratteristiche che mi stimolano. Come una gondola dondolare vorrei nel tuo canale, amore. Venezia è bella, ma non ci vivrei. Nel nostro nido d'amore c'è posto per un uccello solo. Quando ho chiesto la tua mano a tuo padre, mi ha risposto: ma la tua non ti basta? Vorrei essere il magnaccia del tuo cuore per farlo battere solo per me. Grazie. Grazie, mi ha fatto colorito con il mio Alberto Piola, ragazzi. Ciao, ragazzi. Grazie a tutti.